corso di laurea triennale in scienze naturali e ambientali permette la formazione di un naturalista, un esperto conoscitore dell'ambiente in tutte le sue componenti, sia biotiche che abiotiche, di come queste interagiscono tra di loro, ma come anche gli ambienti si modificano nel tempo, per questioni naturali oppure sotto la spinta di attività antropiche. Basti pensare a delle problematiche molto attuali come quelle dei cambiamenti climatici, della desertificazione, delle piogge acide. Il corso di laurea è prettamente multidisciplinare, in linea con quanto previsto dalla attuale normativa ministeriale. Prevede insegnamenti che rientrano nel campo delle discipline di base, come la chimica, la fisica, la matematica, ma prevede anche degli insegnamenti delle discipline delle scienze della terra, delle scienze biologiche, ecologiche e prettamente naturalistiche. Per fare degli esempi, abbiamo la geologia, la mineralogia, l'anatomia comparata, la fisiologia, quindi il funzionamento anche dei viventi, abbiamo la biochimica, la genetica e tra le discipline ecologiche l'ecologia vegetale e poi abbiamo anche la botanica e la zoologia. Tutti gli insegnamenti prevedono delle attività frontali, quindi lezioni in aula, che però sono sempre corredate da attività pratiche, quali le esercitazioni o delle attività in laboratorio o in campo. Nell'ambito di accordi nazionali e internazionali, il corso di laurea dà la possibilità a noi studenti di svolgere un periodo di studio o il tirocinio formativo presso altre università italiane, europee o extraeuropee. Grazie al supporto dei docenti viene definito il programma di studio e viene individuata l'università presso cui frequentare i corsi e sostenere i relativi esami, oppure vengono individuati i laboratori presso cui svolgere un periodo di apprendistato anche in vista della stesura della tesi di laurea. Per quanto riguarda i tirocini, questi possono essere svolti all'interno del nostro dipartimento nei laboratori oppure presso realtà aziendali o enti pubblici o privati esterni, a patto che questi lavorino per la protezione ambientale e naturalistica, come ad esempio parchi e riserve naturali, musei naturalistici o orti botanici. Con la laurea triennale il naturalista può svolgere attività come tecnico del controllo ambientale, specializzato nel ripristino e nella conservazione di ecosistemi sia naturali che antropici, come guida naturalistica, come tecnico dei musei o divulgatore scientifico. In più, con l'iscrizione all'albo, è possibile svolgere attività come biologo junior o agrotecnico laureato, oppure proseguire gli studi con una laurea magistrale in biodiversità e sistemi naturali per acquisire delle competenze più specifiche per quello che riguarda ecosistemi terrestri e marini.